Anche se mi smago dai tempi della scuola, io subisco ancora il fascino di Hundert und Linden, la grande libertà intellettuale. Le discussioni, la musica, lo spensierato cameratismo. E ora il vecchio spirito Juncker, quell'arroganza prussiana, il militarismo, scomparsi. Sei rientrato in una Germania democratica, una terra della cultura profonda, che sta vivendo l'inizio di una straordinaria libertà politica. Ah, sarete felici, ne sono certo. Quanto a me, non sono molto allegro. Sono diventato uno scapolo solitario. Non ci sei più tu ad accoglierli sul portone della vecchia villa sulla collina. E la nostra cara allegra Elsa che esce gridando «Max! Max!» e poi torna dentro di corsa per stappare una bottiglia del mio schnapps preferito. Ah, e quei tuoi magnifici ragazzi, le cene, riuscirò mai più ad assaggiare le squisitezze che gustavamo insieme. Ora vado al ristorante e davanti a un roast beef solitario mi appaiono visioni di Wagner, Schinken, fumante, coperto di sugo al Borgogna e gli spazzo. Oh, essa è una cosa straordinaria. Certo, hai fatto bene a partire. Nonostante i tuoi successi, non sei mai diventato americano. Ora che gli affari della galleria vanno a gonfie vele, hai potuto ricondurre in patria i tuoi ragazzi e sarete felici. Gli affari qui continuano ad andare bene. La signora Levine ha comprato quel piccolo Picasso al nostro prezzo, e di questo mi congratulo con me stesso. E la vecchia signora Fleischmann è interessata a quella orribile Madonna, caro Martin. Sento la mancanza della tua grande abilità nel vendere i quadri alle vecchie matrone ebree. Soltanto tu riuscivi a disarmarle con quel tuo straordinario approccio spirituale all'opera d'arte. E poi, diciamoci, non si fiderebbero mai di un altro ebreo. Caro amico, sono già passati 14 anni dalla guerra. Che lunga strada hanno percorso le nostre nazioni da quegli anni amari. Lasciami, caro Martin, che ti abbracci idealmente con i miei saluti più affettuosi ad Elsa e ai ragazzi. Resta il tuo affezionato, Max. A. R. Martin Schulz, Schloss Ratzenburg, Monaco, Germania. Da. Galleria Schulz Eisenstein, San Francisco, California, USA. Ah, mio caro vecchio Max, piacere leggere le tue notizie. L'assegno e le fatture sono arrivati puntualmente e di questo ti ringrazio. Qui a Monaco ci siamo sistemati, ma che confusione! Come sai, da tanto tempo avevo in mente questa casa e l'ho comprata a un prezzo ridicolo. 30 stanze e quasi 10 acri di parco, non ci crederesti. Abbiamo ben 10 domestici, allo stesso stipendio dei due che lavoravano da noi a San Francisco. Gli arazzi e i quadri che abbiamo spedito via mare fanno un gran bell'effetto. E ho comprato mobili pregiati, 4 servizi completi della porcellana più fine e moltissimi cristalli. Per i ragazzi abbiamo un istitutore. Parlano un cattivo tedesco, troppo mischiato all'inglese. Noi qui siamo molto ammirati. Anzi, oserei dire invidiati. Ci considerano miliardari americani. Però, caro Max, non ti farebbe piacere vedere com'è povero oggi questo mio triste paese? Il cibo costa molto e ora c'è una grande instabilità politica, anche se il presidente Hindenburg è un liberale che io ammiro profondamente. Alcune vecchie conoscenze mi stanno spronando a occuparmi dei problemi amministrativi della città. Ci penserò. Se diventerò un'autorità locale, certo potremo trarne sicuramente beneficio. Quanto a te, mio buon Max, ti abbiamo lasciato solo, ma non devi diventare misantropo. Anzi, trovati una bella mogliettina, grassa, che ti soffochi di attenzioni e ti faccia tornare il buon umore a forza di manicaretti. Questo è il consiglio che ti do. Caro Max, tutti noi ti pensiamo sempre. Con profondo affetto, Martin. A. Max Eisenstein, Galleria Schulz Eisenstein, San Francisco, California, Stati Uniti d'America. Da Martin Schulz, Schloss Ratzenburg, Monaco, Germania.